Ciao dal vostro Ukulele Coach e bentornati. Decimo appuntamento con giri armonici. Oggi vediamo il giro di Sol bemolle. Ecco i nostri accordi di oggi che troveremo attraverso la scala di Sol bemolle maggiore, che non è da imparare a memoria, ma è giusto per sapere da dove saltano fuori questi accordi. Quindi abbiamo il primo accordo, il Sol bemolle maggiore ovviamente, che è quello che dà il nome a giro armonico ed è sul primo grado della scala. Il secondo accordo è il Mi bemolle minore ed è costruito sul sesto grado della scala, quindi è la nota e l'accordo del sesto grado della scala. Terzo accordo, il La bemolle minore, e corrisponde alla nota che è al secondo grado della scala. E infine il quarto accordo, il Re bemolle settimo, che è il quinto grado della scala in questione. Quindi vediamo gli accordi. Allora, sul primo, il Sol bemolle maggiore, in realtà qua ci sono i pallini messi dove devono suonare le note, ma in realtà faremo un barré al primo tasto, almeno per le prime tre corde. Quindi Sol bemolle, Mi bemolle minore, La bemolle minore, poi li vediamo da vicino, e Re bemolle settimo. Anche questo barré sul primo tasto. Vediamoli quindi da vicino. Il Sol bemolle, quindi barré al primo tasto, poi sulla seconda corda al secondo tasto con il medio e sulla quarta corda al terzo tasto con l'anulare. E abbiamo il Sol bemolle. In realtà lo potete anche fare così. Servirebbe il barré intero, ma comunque io per comodità lo faccio così. Poi abbiamo il Mi bemolle minore, quindi abbiamo l'indice sul primo tasto prima corda, il medio su secondo tasto seconda corda, il mignolo sul terzo tasto terza corda e l'anulare sul terzo tasto quarta corda. Gli accordi che vediamo oggi sono tutti accordi tastati, quindi tutti trasportabili e possono diventare altri accordi. Comunque, qui abbiamo il Mi bemolle minore. Poi abbiamo il La bemolle settimo. La bemolle settimo avremo sulla prima corda, secondo tasto, l'indice, sulla seconda corda, al quarto tasto, il mignolo, sulla terza corda al terzo tasto il medio e sulla quarta corda quarto tasto l'anulare. E abbiamo il La bemolle minore. Ed infine il Re bemolle settimo, quindi un barré sul primo tasto e sulla prima corda al secondo tasto mettiamo giù il medio e abbiamo il Re bemolle settimo. Chi non ce la fa a prenderlo in questa posizione si può anche prendere così, non che sia più facile, ma dipende un po' da voi e dalla vostra mano. Si può anche prendere così, quindi con queste tre dita al primo tasto e poi il mignolo qui. Vediamo anche come passare comunque da un accordo all'altro, quindi dal Sol bemolle per passare al Mi bemolle minore è sufficiente tenere giù queste due dita, quindi anulare e medio, alzare l'indice e portarlo sul primo tasto e poi l'altro, il mignolo qui. E siamo già sul Mi bemolle minore. Poi da qui per passare al La bemolle minore dovremmo far questo, dovremmo strisciare questo dito. Anulare, lo portiamo qua al tasto, al quarto tasto e poi mettiamo giù gli altri. A dire il vero si può anche tenere giù l'indice, perché arrivando da qua le due dita che si muovono sono che si alzano sono il mignolo ed il medio. Spostiamo tutto di un tasto e siamo in La bemolle minore. Ed infine per passare al Re bemolle settimo, da qui sarà sufficiente con
con l'indice, cominciare ad andare in posizione e prendiamo il barré. E siamo sul re bemolle settima. Poi da qui per tornare al sol bemolle, siamo già sul barré, basta mettere le dita qui e ci siamo. Ma vediamo lo strumming di oggi che vi propongo. Utilizzeremo ancora la tecnica la pompe, quella usata nel Gypsy Jazz, però con una variante stavolta. Quindi saremo sempre in 4 quarti, quindi 1, 2, 3, 4. Diciamo che la caratteristica della tecnica dello strumming la pompe è avere gli accordi staccati. Cioè si fa l'accordo con le corde che vibrano e subito si allenta poi. Così a livello sonoro si ha un accordo staccato da quello successivo, quindi questo è molto usato anche nello swing. Comunque vediamo come faremo oggi. Faremo colpo in giù sull'1 staccato, poi sul 2 faremo colpo in giù e in su, poi sul 3 colpo in giù staccato e colpo in giù staccato sul 4. Quindi giù staccato, giù, su, giù staccato. Lo faccio contando. 1, e 3, 4, di nuovo 1, 2, 4. Il colpo che si dà, i due colpi che si danno sul 2 non sono staccati, sono in questo modo, quindi vanno lasciati vibrare. Quindi l'effetto sarà questo, ve lo faccio sentire un po' di volte consecutivamente. Anche lento. Vediamo ora come deve suonare l'esercizio. Io ve lo farò alla velocità mia, diciamo, una velocità che viene bene a me, comoda, ma voi fatelo pure alla velocità che volete, anche molto più lento di così. Il consiglio che vi do è di spostare il minimo indispensabile le dita tra un accordo e l'altro, perché in realtà gli accordi sono tutti lì abbastanza vicini. A volte si sposta veramente solo di un tasto, di un accordo, il dito e ci siamo. Comunque dovrà suonare pressappoco così. E anche per oggi è tutto. Mettete un bel like se avete trovato utile questo video. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Giri Armonici. Nel frattempo, condividete questi video con chi sapete possa essere interessato ad apprendere l'ukulele. Inoltre, vi invito a visitare il mio sito internet www.ukulelecoach.it. Gli date un'occhiata e magari mi dite cosa ne pensate. Ciao e alla prossima!